Vodka is not food, it's something you drink. Fish! So, today we are... How many people speak English? About our history, many years ago,
fare che cosa? Ci parliamo di tipo miglia anni fa, quando non erano negozi per comprare certe cose e le gente dovevano costruire le cose per averle a casa. So what do you think? What do you think would be this material if we talk about many, many years ago? Sì, ma cos'altro no? Cos'altro c'è? Troppo flessibile. Però? Barche? Ma fai affondare, sì, si può tirare molto facile. Vuoi tirare molto facile. Forse un'altra cosa che anche sembrano, che indossano le donne, forse le scarpe, ma anche le cestine. Ma in Italia ci sono le gente che vanno nelle boschi per raccogliere funghi, per raccogliere bacche, ci sono o no? C'è questa tradizione, ci sono i boschi. Ma c'è la tradizione di prendere anche forse qualche tipo di erbe per la tisana, no? Sì, e allora cosa serve per andare a posto? Un cestino, bravissimo! Sì, un cestino. E allora abbiamo fatto sempre le cose di questo materiale di betulla. Allora questi piatti qua sono fatti di betulla, che è un materiale biodegradabile. Biodegradabile perché non vogliamo che le cose in plastica. Chissà quanti anni devono passare per distruggere una cosa plastica. Quanti anni devono passare? Più di 100. A 100 in più. Invece questi positivi, io sono biodegradabile, allora non fanno problemi per la natura. Non fanno. Allora parliamo delle pesce. Ci sono tanti, tanti tipi di pesce nella nostra pianeta. Se lo facciamo un test. Quante persone parlano italiano? Chi che parla italiano? Who speak in English? Who doesn't speak English and doesn't speak Italian? There are some people that don't speak English and don't speak Italian? No? The government, where are you from? France. Bonjour, bienvenue à Paris. So, let's do like this. I will explain everything in Italian and then I will do the same in English, okay? Allora, nei tanti tanti fiumi ci sono tanti tanti tipi di pesce. Possiamo provare di indovinare quante specie, quanti tipi di pesce ci sono nella nostra pianeta? Proviamo a indovinare. Parliamo delle minute. Più di 10.000. Secondo lei, quanti ci sono le specie del pesce nella nostra pianeta? Più di 10.000. Più di 10.000. Signore, dovete dirci di più. Quanti ci sono tipi di pesce nella nostra pianeta? Meno di 100.000. 70.000. Meno di 70.000. 1.800, più di 1.000, ma meno di 50.000, secondo me? I don't understand, we are guessing how many species of the fishes are in our planet. So it's less than 50,000 and more than 2,000. Guess a number. 40,000, it's a little bit less, right? It's a little bit less than 30,000. 20,000, a little bit more, un pochino più di 20.000 e meno di 30.000. 26, un pochino, less than 26. 25, 25, 25,000 species only of the fishes live in our planet. 25,000 specie delle pesce vivono in tutta la nostra pianeta. Ma possiamo ancora indovinare tra questi 25.000 pesci quanti mille specie ci sono in
Lucia. Let's try to guess from these 25,000 of the species of the fish around the world now then. How many live in Russia? How many? Yechimina, 10,000. Have a try. A little bit less than 5,000. A little bit less than 3,000. Two! Yes! It is 2,000. Allora, due mille specie di pesce vivono nel territorio di Russia. Nel territorio della Russia ci sono tanti casi, tanti gruppi. Sono salato dolce, l'acqua dolce, bravissima, dolce. So, on the territory of Russia, most of the lakes, most of the rivers, they are freshwater lakes, not salted. So this means that we have particular species of the fish, like this one that we are giving you to try today. And let's have another try. This lago mi si chiama il lago più profondo del mondo. Who knows what is the name of the most deepest lake in the world? That was the name where you from? Sicily. Ah, in Sicilia, bravissimo. Allora, dimmi che sarebbe il lago di acqua dolce più profondo del mondo. Che si trova in Russia, ovviamente. Eh? Temperatura del fuoco. Sì.
E, ma dobbiamo fare la cottura a temperatura alta o bassa? Alta o bassa? Allora alta o bassa? Bassa, bassa, perché? Si sente il grasso, ma così prolunghiamo il tempo della cottura. Si può cucinare, come ha detto lei, a temperatura alta per tempo breve, però si vede un po' secco. E invece se abbassiamo la temperatura e prolunghiamo il tempo della cottura, il pesce viene morbido, vero? E allora questo pesce molto morbido a questo museo. Ma sì, dobbiamo anche portare qualche sicurezza a Roma a questo pesce. Cosa dobbiamo fare, secondo lei? No, non credo ce l'hanno. Sì, il processo di comunicazione si basa sul fuoco, no? Dobbiamo forse usare qualcosa particolare per il fuoco. Che cosa sarebbe? Legno, legno particolare. Ma che tipo di legno sarebbe utile per questo caso? Legno? Arinca? Arinca? E questo pesce invece, tra arinca e merluzzo, una cosa simile a merluzzo sia a arinca. E allora questa è una cosa tipica siciliana che viene assaggiata sul pane nero, su una ricetta molto tradizionale. Allora facciamo un gioco, cerchiamo di indovinare il numero del fiume in Siberia. Dalle 1 alle 100. Quanti fiumi ci sono a Siberia? Meno di 90? 70? Meno di 70? 50? Meno di 50? Secondo me quanti sono dei numeri dei fiumi in Siberia? Meno di 50? E allora? Più di 20, secondo lei? Più di 30, secondo lei? Un pochino più di 35? Un pochino più di 37? Un pochino meno di 40, no? 40, bravissimo, 40. E 40 è il numero delle fiumi siberiani. Ma sì, facciamo usare la nostra immaginazione. E creiamo una linea immaginaria dove mettiamo tutti questi fiumi, tutti questi 40 fiumi, a che lunghezza, in chilometri arriviamo secondo lei? Ah, questo, che 6 milioni di chilometri, no, 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 dai una risposta più o meno reale. 6.000 meno di 6.000, allora meno di 4.000, secondo lei? Meno di 3.600, secondo lei? Meno di 2.050, ma un pochino meno. 2.000! No, ancora un pochino di meno. Meno di 1.800. Meno di 1.000, no! Allora, 1.500? Un pochino di meno? 1.000, bravissimo! Allora arriviamo a 1.000 chilometri. Ma 1.000 chilometri secondo lei è tanto o poco? Tanto, tanto! E questo è un concetto che ti fa pensare. Perché questi tutti fiumi messi insieme hanno risorse del pesce limitate o illimitate? Limitati. E cosa dobbiamo fare per non esaurirli? Sì, ma perché questi pesci non crescono nelle valenze. Per questo dobbiamo anche pensare a sostenibilità, a un concetto che sì, io pesco qualcosa, devo anche lasciare a natura per ragioni di riproduzione, per gli animali come orsi, fuochi, no? Quelli che devono mangiare,
ma anche uno degli obiettivi della Russia adesso è riabilitazione dei nostri fiumi, riabilitazione dei nostri laghi, e questo è un concetto che viene spiegato anche da tutti i padiglioni dell'Expo, che dobbiamo creare questa idea per i nostri figli, che sono il nostro futuro, che le risorse sono limitate. E tutti questi pisciolini dovranno vivere e devono avere le sue famiglie, così anche i nostri sé vengono essere limitati. Così noi facciamo, per esempio, 30 minuti di sedi assaggio, dopo facciamo un'ora di pausa e poi facciamo ancora 30 minuti di sedi assaggio. Cosa sarebbe interessante? Sarebbe interessante anche visitare il nostro caffè qui in padiglione seguito, preseguito, dove potete anche assaggiare tante cose diverse. Di dove siete, ragazzi? Roma, Italia. Cos'è il piatto preferito? Una pizza e di lei? E di lei? La pizza. Allora ci sono anche tanti piatti tipici russi che potrebbero essere interessanti, potete assaggiarli anche al nostro caffè, ma anche tra 2 settimane sarebbe disponibile anche un libro, sia in italiano sia in inglese, sia in russo, che potete comprare e fare questo gioco, cucinare qualcosa di piatti tipici russi a casa. Tanto che vi potete informare al nostro website Expo 2015 Russia e vedere che tipo di cibo viene assaggiato in quale momento, in quale giorno, e allora pianificare questo con i vostri amici, con i vostri Allora andiamo adesso nei ultimi pezzi per assaggio. Facciamo un gioco: chi indovina prende questa cosa. Che nome ha la capitale di Siberia? Come si chiama la capitale di Siberia? What is the name of the capital of Siberia? Nome Sibirsk? Sì, quindi qua mi ricevi il tuo premio. Sì? Bravissimo. Intanto io chiedo un'altra domanda. Sì. Allora, quanto è il numero delle fiumi in Siberia? What is the number of the rivers in Siberia? No, sento, allora, secondo lei quanti sono il numero delle fiumi in Siberia? What is the number of the rivers? 400. Number of the numero delle non si chiede la lunghezza. Sì, quanti sono i numeri? 40? Ma è vero? Sì, sì, 40. Sei informato bene? Allora, un'altra domanda. What is the capital of Russia? Che è la capitale della Russia? È prima, è stata la signora prima, bravissima. Non tutte le domande devono essere molto complicate, non tutte. Cosa sarebbe... Qual è il nome del lago più profondo nel mondo dell'acqua dolce? Baikal, bravissima, vieni qua. Vieni qua. Hai preso l'ultimo pezzo dell'assaggio. Noi ci vediamo tra un'ora e rifacciamo questo set di assaggi di degustazioni. Allora, tra un'ora ci vediamo qua. Io sono Diana Staur, vi aspetto qua tra un'ora. Così parliamo delle tradizioni dei cibi russi. Intanto potete visitare il nostro padiglione e vedere tutte cose interessanti, e anche visitare il nostro caffè, che offre anche tanti
cibi interessanti di assaggiare. Invece qua ci vediamo tra un'ora. We will see you again in 1 hour, so we will start a new set of the food degustation. Now I'm saying goodbye to you. My name is Leanne Schneider. I'm waiting for you in 1 hour. The Russian pavilion. Have a nice day.